Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, Croce Santa, che fosti ornata del corpo sacratissimo del mio Signore, coperta e tinta del suo preziosissimo sangue. Ti adoro, mio Dio, posto in croce per me. Ti adoro, Croce Santa, per amore di colui che è il mio Signore. Amen. Mi abbandono, o Dio, nelle tue mani. Gira e rigira questa argilla come creta nelle mani del vasaio. Dalle una forma e poi spezzala se vuoi. Domanda, ordina, cosa vuoi che io faccia? Innalzato, umiliato, perseguitato, incompreso, calunniato, sconsolato, sofferente, inutile a tutto. Non mi resta che dire, sull'esempio di tua madre, sia fatto di me secondo la tua parola. Dammi l'amore per eccellenza, l'amore della croce, ma non delle croci eroiche che potrebbero nutrire l'amor proprio, ma di quelle croci volgari che purtroppo porto con ripugnanza. Di quelle che si incontrano ogni giorno nella contraddizione, nell'insuccesso, nei falsi giudizi, nella freddezza, nel rifiuto e nel disprezzo degli altri, nel malessere e nei difetti del corpo, nelle tenebre della mente e nell'aridità di cuore. Allora solamente tu saprai che ti amo. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Da ogni malattia, liberaci, Santa Croce. Dai fulmini e dalle tempeste, liberaci, Santa Croce. Dalla paura della morte, liberaci, Santa Croce. Dalla morte eterna, liberaci, Santa Croce. Il crocifisso di San Nicodemo. Secondo la leggenda, il crocifisso miracoloso, custodito nella chiesa di San Domenico a Trapani, sarebbe stato scolpito da San Nicodemo, il discepolo che assieme a Giuseppe d'Arimatea seppellì il corpo di Gesù Cristo. Sono tante le storie che si narrano su questo antichissimo crocifisso, secondo la tradizione arrivato a Trapani nel 1200 dalla Palestina, con i padri domenicani. Al suo interno, sotto il costato, si dice che ci sarebbe una reliquia della passione di Cristo, conservata proprio in una fessura ricavata nel legno. Quando venne esposto a Torino assieme alla Sindone, grazie alle moderne tecnologie, venne individuata una cavità all'altezza dell'addome, proprio come si tramanda da secoli. Il crocifisso miracoloso custodisce tanti segreti e secoli di storia che dall'Oriente, forse proprio dalla Terra Santa, lo hanno portato a Trapani nel periodo in cui la città era crocevia di crociati. Non a caso, nella chiesa di San Domenico c'è una cappella, la Cappella dei Crociati, con una finestra orientata verso Gerusalemme. A Trapani, anticamente, nei momenti difficili, i devoti andavano a chiedere aiuto proprio a quel crocifisso in legno e le grazie sono state senza fine. In caso di pestilenza o carestia, il crocifisso veniva portato in processione per le vie della città e accadeva che la pestilenza andava via, come avvenuto nel 1524, quando si narra che cominciò a sanguinare dal costato, o che inaspettatamente arrivava il frumento, come durante la carestia del 1672,
che in Sicilia uccise 100.000 persone, ma a Trapani, mentre che il crocifisso era in processione, entrarono in porto due navi cariche di frumento che sfamarono la popolazione ormai allo stremo. Qualche decennio prima, nel 1624, accadde pure che una donna cieca acquistò la vista dopo essersi passata negli occhi un fazzoletto unto con l'olio che alimentava la lampada del simulacro. Ma l'episodio più famoso, quello per cui è conosciuto come crocifisso miracoloso, è quello del bambino Rocco. Era il 1641. Questa vicenda venne attestata da un notaio e dal vescovo di Mazara. Allora la diocesi di Trapani non esisteva. Il racconto narra di un bambino con i morsi della fame nello stomaco che chiese del pane a sua madre. La donna, non avendo cosa dargli per sfamarlo, gli disse di andare a chiedere del pane al crocifisso che stava nella chiesa di San Domenico. E così fece il piccolo Rocco, che dopo essersi inginocchiato in preghiera ricevette il pane proprio dalla mano di Gesù. Tornato a casa e mostrato quel pane morbido e profumato alla madre, in città si sparse subito la voce di quel prodigio. E una volta entrati a San Domenico, le persone accorse in chiesa si accorsero che il braccio destro di Gesù era schiodato dalla croce, con la mano rivolta verso il basso. E si gridò al miracolo. Da allora il crocifisso rimase con l'appellativo di miracoloso. Per molto tempo continuò a essere adorato dai trapanesi, che lo portavano in processione ogni volta che la città attraversava momenti difficili. Ti saluto, croce santa, che portassi il Redentor. Gloria, lode, onor ti canta ogni lingua e ogni cuor. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.